Anticipazioni e spoiler Terramara. Zuleyla uccide Umit. Vediamo nei dettagli cosa accadrà. Quando Demir sparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman, Umit crederà che Zuleyla sappia dove sia finito e che non glielo voglia rivelare. Penserà infatti che sia tutta una messa in scena per permettere alla coppia di fuggire insieme. Per questo andrà dalla polizia e accuserà Demir di aver ucciso la madre Sevda. Per lei l'assalto a Villa Yaman è solo un piano messo su da Demir per poter fuggire, ma in realtà nulla di ciò che pensa sarà vero. Ricordiamo che Umit si innamorerà alla follia, nel vero senso della parola, di Demir e lui per lei sarà un'ossessione. Zuleyla a un certo punto non la sopporterà più, anche perché Umit si insedierà a Villa Yaman facendo credere che aspetta un figlio da Demir, ma la padrona di casa non vorrà più vederla, così la caccerà. Ma Umit non si arrende, pagherà un operaio della tenuta per rapire il piccolo Adnan e fargliela pagare a Zuleyla, e quest'ultima si ritroverà ad affrontare l'ennesima pazzia per la sua nemica. C'è da precisare che Umit non vuole fare del male a piccola Adnan, però darà appuntamento a Zuleyla in un posto isolato dove avranno un confronto e lì Umit accuserà Zuleyla di sapere dove si trova Demir. Zuleyla per l'ennesima volta le dirà che non lo sa, ma sarà stufa dei giochi di Umit, così le punterà una pistola addosso per obbligarle a ridarle il suo bambino. Tra le due ci sarà una colluttazione e dalla pistola di Zuleyla partirà un colpo non volontario, ma ferirà a morte Umit. Zuleyla però non si renderà conto di averlo uccisa e in più scoprirà che la donna non aspettava nessun figlio da Demir, visto che sotto la camicia indossava una sorta di cuscino piumone per far sembrare il pancione. Zuleyla va a chiedere aiuto, ma una volta ritornata non troverà più il corpo di Umit, quindi penserà che la ragazza, anche ferita, sia scappata via, ma non sarà così, perché Akan, una nuova new entry di Terramara, assisterà a tutta la scena e recupera il corpo di Umit morto. Questo lo farà per far evitare a Zuleyla il carcere, prenderà infatti il cadavere, lo metterà in una macchina, lo farà cadere dal burrone, simulando così la morte di Umit. Questo e tanto altro nelle prossime puntate di Terramara. Continua a seguirmi per non perderti le prossime anticipazioni e news.